È uscito qualche giorno fa al cinema l'ultimo film di Marco Bellocchio, intitolato Rapito. La vicenda è molto interessante e il tema riguarda questo canale che si occupa, tra le altre cose, anche di storia e questioni legate al cristianesimo. E quindi di cosa parla questo film? Chi è che viene rapito e da chi? È la storia del rapimento, niente meno che da parte del Papa Pio IX, di un bambino di 6 anni. Il piccolo Edgardo Mortara. Edgardo Mortara era un bambino ebreo nato a Bologna il 27 agosto del 1851 da Salomone Mortara e Marianna Padovani. La sera del 23 giugno del 1858, quando il bambino aveva 6 anni, ne avrebbe compiuti 7 di lì a qualche settimana, la polizia dello Stato Pontificio, su ordine dell'Inquisizione di Bologna, si presentò nella casa dove il piccolo viveva con i genitori e i fratelli per prelevarlo. Il motivo? Edgardo era stato battezzato all'insaputa dei genitori. Come andarono le cose? L'inquisitore di Bologna, il domenicano Pier Gaetano Feletti, era venuto a conoscenza che alcuni anni prima Anna Morisi, detta Nina, la giovane domestica cattolica dei Mortara, vedendo il piccolo Edgardo ammalato e credendolo in fin di vita, lo avrebbe battezzato. La ragazza aveva agito di sua completa iniziativa e dopo la guarigione di Edgardo, che allora aveva 1 anno, non raccontò nulla a nessuno. La vicenda rimase quindi senza conseguenze fino a quando nel 1858 non riemerse fortuitamente arrivando alle orecchie dell'inquisitore di Bologna che decise di andare a fondo alla questione. E infatti, secondo le leggi ecclesiastiche, che nello Stato Pontificio erano anche alla base della società civile, il bambino, per via di quel battesimo, anche se era avvenuto in modo completamente anomalo, era ormai cristiano e quindi avrebbe dovuto ricevere un'educazione cattolica. E come? Sottraendolo alla sua famiglia d'origine per scongiurare il rischio dell'apostasia. E di questo si sarebbe occupata la Santa Inquisizione, ancora attiva nello Stato Pontificio di quell'epoca. Colta alla sprovvista dall'irruzione dei gendarmi del Papa, la famiglia cercò naturalmente di opporsi, ma la decisione delle gerarchie pontificie era ormai irreversibile. Dopo una proroga di 24 ore, Edgardo fu fatto salire su una carrozza che partì immediatamente verso Roma e proprio a Roma il bambino fu collocato nella casa dei catecumeni, l'istituzione concepita proprio per ospitare ed educare quelli che, forzatamente o per scelta, si convertivano al cristianesimo. È interessante a questo proposito confrontare le due versioni che abbiamo di questo viaggio. La versione della famiglia di Edgardo ci descrive un bambino smarrito che piange chiedendo di essere ricondotto dai genitori e chiedendo che gli venisse restituita la mezuzah, un oggetto rituale ebraico da cui normalmente il piccolo non si separava. La versione cattolica ci racconta invece di un bambino tranquillo che manifesta fin da subito interesse per la religione cristiana, chiede di entrare nelle chiese incontrate durante il percorso e legge con piacere alcuni scritti di San Francesco di Sales che gli sono stati donati da due pie donne incontrate durante il viaggio. Ovviamente chi ascolta sceglierà quale delle due versioni è la più plausibile. Ad ogni modo, la famiglia si attivò immediatamente con il sostegno della comunità ebraica bolognese e della comunità ebraica di Roma per riavere indietro Edgardo. I genitori andarono ripetutamente a Roma, riuscendo solo a fargli brevi visite, sempre sotto la supervisione degli ecclesiastici che avevano assunto con molto zelo il compito di educare il piccolo Edgardo ai principi del cristianesimo. A Roma, Edgardo godette di una particolare attenzione da parte di Pio IX, che ne fece il suo figlio adottivo. In questo contenzioso, a trattare per la Chiesa fu il discusso ministro di Pio IX, il cardinale Giacomo Antonelli. La famiglia Mortara le provò tutte per riavere il bambino, inviò al Papa suppliche, petizioni e soprattutto cercò di affrontare la questione sul terreno del diritto canonico, impegnandosi per dimostrare che il battesimo non era mai avvenuto o in ogni caso non aveva i requisiti per essere valido. Per dimostrarlo si puntò sia sull'indegnità morale di Anna Morisi, la domestica, sia sulla sua estrema ignoranza, condizioni che non le avrebbero permesso di comprendere la portata del suo gesto e di compierlo in maniera corretta.
Attraverso la testimonianza del medico, contestarono anche che Edgardo fosse in pericolo di vita ed era la condizione necessaria per ammettere il battesimo di emergenza. Ma la Chiesa e Pio IX furono irremovibili nell'affermare la correttezza dell'avvenuto battesimo e le necessarie conseguenze. In che contesto politico e sociale avviene questa vicenda? Il rapimento di Edgardo fu uno degli ultimi atti del governo pontificio a Bologna, dove crollò meno di un anno dopo, il 12 giugno del 1859. Stava nascendo infatti il Regno d'Italia sotto la casa regnante dei Savoia. Fra i primi atti del nuovo regime ci fu l'abolizione dell'Inquisizione e l'arresto, all'inizio del 1860, dell'inquisitore padre Pier Gaetano Feletti, che venne processato ma fu assolto perché il suo operato fu riconosciuto conforme alle leggi in vigore e alle istruzioni dei suoi superiori. Il suo processo però fu una palese rappresentazione dell'avvenuto cambio di regime. La storia di Edgardo Mortara ebbe un rilievo internazionale e coinvolse grandi personalità della politica e della cultura internazionali. Le opinioni pubbliche di vari paesi, indignate per la prepotenza ecclesiastica, si mobilitarono e per le comunità ebraiche internazionali fu l'occasione di organizzarsi. In questo clima nacque l'Alliance Israelite Universelle, che diventò una delle più importanti organizzazioni per la difesa dei diritti degli ebrei. L'Alleanza è ancora attiva con sede a Parigi. Torniamo intanto a Edgardo. Mentre Bologna cambiava regime e le opinioni pubbliche liberali di mezzo mondo protestavano per il caso Mortara, l'educazione cattolica di Edgardo continuava indisturbata a Roma, ancora sottoposta al dominio pontificio. Sappiamo infatti che l'Italia nasce nel 1861, ma Roma viene presa 9 anni dopo, nel 1870. E infatti, quando nel 1870 la presa di Roma sembrò rimuovere anche questo ultimo ostacolo, ci fu un colpo di scena. Edgardo decise di non ricongiungersi alla sua famiglia. A sollecitarne il ritorno dai genitori si era presentato il fratello Riccardo, che aveva partecipato tra l'altro proprio alla presa di Porta Pia, ma Edgardo, che nel 1867 era entrato come novizio nei canonici regolari lateranensi, rifiutò categoricamente di ricongiungersi alla famiglia. Non solo, per evitare ogni ulteriore pressione, abbandonò in segreto Roma per trasferirsi in Tirolo, in territorio austriaco, e successivamente in Francia, dove venne ordinato sacerdote adottando il nome di Pio in onore del Papa, che considerava ormai suo padre adottivo. Per il resto della sua lunga vita Edgardo si dedicò alla predicazione, cercando in particolare, anche se con poco successo, di convertire gli ebrei. Si schierò sempre in difesa dell'operato della Chiesa nei suoi confronti e di Pio IX in particolare, verso cui mostrò sempre una totale devozione. Sembra proprio vera la frase attribuita all'integralista Joseph de Maistre, che dice: dateceli dai 5 ai 10 anni e saranno nostri per tutta la vita. Edgardo ebbe poi con la famiglia d'origine contatti abbastanza sporadici e morì a Liegi nel 1940, poco prima dell'invasione nazista. Il film Rapito, che ha ricevuto giudizi eccellenti dalla critica, parla quindi di questa vicenda ed è ispirata al libro, che vi metto in descrizione, Il caso Mortara, di Daniele Scalise, edito da Mondadori. In più, su questo argomento, consiglio la lettura di un altro libro che viene riproposto adesso, anche grazie all'uscita del film, ma che risale a qualche anno fa. Si intitola L'ultimo degli oblati, scritto da Pier Damiano Ori e Giovanni Peric. Il film Rapito, invece, è un modo per vedere un grande autore, Marco Bellocchio, che da molti è considerato uno dei più grandi registi italiani, alle prese con una pagina di storia dimenticata. Ma soprattutto il film descrive la funerea realtà, senza colori e immersa nel buio, creata da un potere che risponde solo a Dio, così dice Pio IX nel film. Questo creerà nuove tensioni. Io sono il Papa! Solo a Dio devo rispondere. E quindi un potere al di fuori del tempo e dello spazio e al di sopra delle leggi degli uomini. Saranno poi la storia e le vicende umane a smascherare questa prepotenza che fa della pretesa di possedere la verità la base per l'esercizio dello stesso potere sugli uomini.